Eccoci dall'Enoteca Ferro con Massimo e Fabiola. Beh, qui di benessere ne possiamo raccontare tante di storie, ma lascio loro la parola su questa enoteca storica della nostra città. Allora, faccio una breve introduzione. L'Enoteca Ferro è nata nel 1952, è stata aperta da mio nonno Carlo e infatti appunto è una delle attività più longeve della città di Omegna. Da sempre offriamo un'ampia scelta di prodotti, puntando soprattutto su quelli del nostro territorio, della nostra zona e cercando un'ottima qualità per soddisfare un po' tutti i tipi di palato. Riteniamo però che il benessere del nostro cliente non dipenda solo da questa ampia scelta, ma soprattutto dal rapporto che creiamo con lui. Infatti, entrando nella nostra enoteca, viene accolto e aiutato nella scelta del prodotto che fa al caso suo, oppure nella scoperta di qualcosa di nuovo. In quest'ultimo anno, che è stato difficile per tutti, gli svaghi sono stati un po' pochi e mai come ora crediamo sia giusto che ognuno si ritagli dei piccoli momenti per se stesso. Il benessere però cambia da una persona all'altra, infatti possiamo trovarlo nelle piccole cose che ci piacciono, che può essere una passeggiata nella natura, la lettura di un buon libro, perché no, proprio un buon vino. Anche se la cosa più bella del bere il vino forse è proprio il fatto di farlo in compagnia dei nostri amici. Quest'anno, visto che non è stato possibile bere al bar, noi speriamo che acquistando la nostra bottiglia il cliente ritrovi un po' quella spensieratezza e allegria che quest'anno è stata, diciamo, un po' persa, sperando di tornare al più presto nella normalità solita. Massimo, cosa bevono gli omegnesi? Ma noi nella nostra enoteca la maggior parte del vino che vendiamo qui del Piemonte, dalla Barbera, il Dolcetto, il Nebbiolo, Baroli, e come spumanti ultimamente stiamo vendendo bene anche lì un'altra langa, sempre Piemonte, che sta andando lì per la maggiore. Quindi vini nostri. Vini nostri. E lo champagne? Champagne negli ultimi anni, meno parlando del nostro negozio, è un po' sceso di quantità. Lavoriamo più sugli spumanti italiani, Franciacorta, Trentini, Piemontesi, di questo genere qua, e poi sì, qualcosa come Veneto, vino Veneto, dei ripassi, degli amaroni, però lì la maggior parte, come ripeto, vendiamo vini piemontesi. Cosa vuol dire, signor, per voi bere bene? Quando è che si beve bene? Bere bene dipende un po' dai gusti personali che uno ha, però una buona bottiglia di una certa qualità è un buon bere. Strutturata è un buon bere, ecco. Se poi si va sulle bollicine, se si va su dei millesimati, magari con 36 mesi di fermentazione sui lieviti, si beve una buona bollicina. E quindi voi appunto in questo anno comunque avete contribuito al benessere, date anche dei consigli sui vini, vi chiedono, quando viene il cliente vi chiede anche che tipo di vino si può abbinare. Si può consigliare o non consigliare, il suo piacimento, ecco. Sì. E il tuo vino preferito? Ma guarda, io il mio vino preferito sempre sul piemontese, o Nebbiolo o Barbera, i miei gusti personali. E tu, Fabiola? Io probabilmente un Erbaluce, che è un vino bianco, sempre piemontese, altrimenti se dobbiamo andare sul rosso un Nebbiolo. Da Paola Abbigliamento, 21 anni di professionalità omegna. Allora Paola, quello che ti chiediamo è, ma in questo tempo di pandemia l'abbigliamento è cambiato, cosa vedi nella moda? Allora, in questo momento l'abbigliamento è cambiato, nel senso che la gente cerca la praticità, la versatilità, cioè nel senso che un prodotto può sfruttare, un capo può sfruttarlo in diverse occasioni, non solo in un'occasione speciale, che potrebbe essere la cena, piuttosto che l'aperitivo, piuttosto che andare al lavoro. L'abbigliamento in questo anno qui è cambiato, perché non si sceglie più la qualità del tessuto, che negli anni è cambiata molto, ma proprio quello che a noi piace. Quello che io credo e vorrei che nel mio negozio ci sia sempre, che quando uno compra un capo sia felice, cioè che il capo sia suo, personalmente suo, nel senso che se lo sente suo indossato, dall'uomo al ragazzo, ai giovani, a teenagers e dalla persona più adulta. Sono molto i colori,
io punto su questa stagione i colori, perché dobbiamo uscire da questo tunnel. Il colore, diciamo che è la moda dell'anno, di questa stagione, soprattutto nella primavera, si cerca molto i colori pastello, i colori che danno gioia, che ti rilassano l'anima, che indossandoli ti senti a tuo agio, col sole dentro, io dico, no? E quindi questa, diciamo che è una fase di benessere personale, perché l'abbigliamento è un benessere, una cosa, noi donne soprattutto, quando siamo tristi o incavolate o abbiamo dei problemi, molte di noi cercano di superare questa fase di ansia con un capo di abbigliamento, che potrebbe essere dal foulard al cappello, all'occhiale, alla scarpa, anche solo andare dal parrucchiere magari per tanti, oppure proprio cercare un capo che gli dia tranquillità, che gli dia gioia, che si sente bella, indossandolo soprattutto nella donna che si sente bella, che è importante, perché questo fa parte della nostra anima, perché in effetti se noi ci guardiamo allo specchio al mattino, soprattutto noi donne, ma adesso anche l'uomo, e si vede bene col capo che indossa, la giornata parte già con una marcia in più. E questo è importante per noi stessi, ma anche per il nostro lavoro, cioè per questo lavoro che è l'abbigliamento, perché non è solo vendere il prodotto, ma fare contenta la persona. La persona deve uscire dal negozio felice dell'acquisto che ha fatto. Per me questa è fondamentale. E quindi tu poi consigli, dici questo sì? Sì, questo ti può star bene, questo non ti può star bene, questo colore ti dona piuttosto che un altro, perché ognuno di noi ha le sue fasce colori e il suo modo di essere. In questo anno soprattutto qua, particolare, il nero è stato un po' abbandonato dalla persona adulta. Il teenagers invece è o bianco o nero. Le fasce di colori sono molto diverse a seconda dell'età. Il teenagers è bianco o nero, adesso cerca un po' più il purple perché è la moda, il rosa, è tornato il rosa per l'uomo, che sembrerà una cosa assurda come colore, in realtà i ragazzi amano anche loro il rosa. Perché? Perché il rosa ti dà tranquillità, è un colore come il verde che ti dà tranquillità all'anima, cioè anche i colori hanno il loro significato per ognuna di noi, perché c'è chi è azzurro, chi è rosa, chi è verde, chi è nero, ma perché è nero anche dentro, e questo è importante. Ognuno di noi ha le sue fasce di colori, i tessuti, il modo di vestirsi. C'è quella che vuole essere bon ton perché è il suo stile, c'è quella che vuole essere più allegra, più casual se tu vuoi, più giovane, con l'abito vuole sentirsi più giovane. Ma vedo che anche le persone anziane, cioè come mia mamma che ha un'età molto adulta perché ha superato gli 80, che non ha più voglia della cosa vecchia, tra virgolette, o della cosa classica. Ha voglia di colore di una cosa giovane, per svecchiarsi. E questa è un'altra fascia importante per il nostro benessere, no? Per il nostro stile di vita, che è cambiato completamente negli anni. Ma è cambiato dall'Italia, dal paese straniero, cioè per tutto è così, eh? Per esempio in Germania amano moltissimo il colore, a differenza nostra che non è così. Siamo da Mastro Geppetto con Valentino e in questo negozio io vedo giocattoli, creatività, favole, tutti gli ingredienti di tanto benessere in tante forme. Allora Valentino, ce ne parla un pochino di questa sua esperienza. Sì, diciamo che il Mastro Geppetto, che è il negozio ma anche l'attività che conduciamo, è tutta l'attività a conduzione familiare. Siamo in 7, anzi 6, perché purtroppo 2 hanno dovuto girare da un'altra parte per la questione di lavoro, che adesso è un anno che siamo un po' fermi.
Niente, l'attività nasce nel 1996 e niente, adesso facciamo oltre 100 articoli su Pinocchio e niente, diciamo che il Pinocchio è sempre un particolare per, sia per i bambini che per, anche per gli adulti che ritrovano Pinocchio nelle loro favole quando erano piccole. Ci sono molti clienti di una certa età, chiamiamolo così, che vengono a prendere Pinocchio perché all'epoca magari i suoi non potevano prenderlo perché era un po' una chicca, diciamo, e adesso con l'età avanzata o con la possibilità di prendere, si prendono i Pinocchi che a quel tempo non riuscivano ad avere. E niente, è tutta una serie di... E per i bambini è un gioco? Perché voi fate anche dei laboratori proprio per, sì, per insegnare a costruire Pinocchi. Sì, infatti questa qua è l'idea di poter farlo anche in futuro, che l'abbiamo già provato in questi giorni, quello di aiutare i bambini a fare manualità, a fargli vedere come viene assemblato un Pinocchio e poi farlo pitturare come vogliono loro, con i colori che pensano che in quel momento gli gira per la testa. Non so, invece di avere il cappello rosso o bianco, farlo, non so, rosa o blu o qualsiasi. La fantasia dei ragazzi è infinita, ecco. A lei cosa piace della favola di Pinocchio? Perché c'è questo fascino nel personaggio di Pinocchio? Ma non lo so, questo non lo so, il perché c'è... Perché c'è il ragazzino o il Pinocchio, che è sempre uno molto vivace, e questo qua dà sicuramente un senso di libertà, di fascino per i bambini. Cioè il bambino che è vivace, che è bello vederlo perché è uno che costruisce, che fa, che disfa, che fa disastri, però nello stesso tempo è uno molto attaccato al papà, ecco. E la fata e il grillo? Non ne avete mai pensato di produrli come... Sì, la fata, la fatina, logico che... Nel nostro campo la fatina, come il gendarme, per la produzione, il Pinocchio, avendo 100 Pinocchio, è un gendarme. Okay. Quindi c'è proprio più la richiesta del Pinocchio. Sì, ecco, beh, il Pinocchio è quello... cioè poi abbiamo fatto diverse forme anche con i puntini, però il più richiesto è il classico Pinocchio. Perché è diventato un souvenir più che un giocattolo. E quindi sarà, è un grande souvenir anche della nostra Romagna. Certo, sì, no. Diciamo, io lavoro specialmente nelle città d'arte, Roma, Firenze, Venezia, Taormina. E producete per tutte le città? Per queste città dove c'è un flusso turistico estero. Perché lo straniero ama molto il personaggio, sì, il Pinocchio. L'americano, il giapponese, i coreani. Quando vengono in Italia, come, non so, io faccio un esempio, che quando si va in Spagna si prende le nacchere, che è un prodotto spagnolo. E in Italia il Pinocchio è conosciuto come prodotto italiano, anche se ce n'è molto di importazione. Il Pinocchio, tra l'altro, il libro di Pinocchio è uno dei più tradotti al mondo dopo la Bibbia, cioè c'è la Bibbia, poi c'è Pinocchio, che tra l'altro io ho un mio carissimo amico collezionista che ha oltre 150 libri di Pinocchio, dall'arabo allo scozzese al coreano al giapponese, tutto questo. Ecco, e noi questa fortuna l'abbiamo meglio.